Eccoci per un altro video, ragazzi. Come vi avevo promesso nel penultimo video, dove vi ho fatto vedere il Mix Trug con Plugin Alliance, ma dove per Plugin Alliance ho utilizzato la BX Console Focusrite SC più altre plugin sempre della Plugin Alliance. Stavolta rifacciamo lo stesso mix, ma con la console sempre di Plugin Alliance, la console SSL 9000J, che è diversa, ha caratteristiche ben diverse rispetto alla controparte Focusrite SC. E ho finalizzato tutte le tracce singole, tutti i bus e anche il bus master con tutti i plugin della Plugin Alliance, utilizzando nei singoli canali appunto la console SSL 9000J. Non vi faccio sentire il pezzo perché l'avete già sentito nel video precedente. Partiamo bombazza, come dice qualcuno. L'ho messo sul ritornello, in loop, ritornello finale. Vai con la drum. SSL 9000J, l'attivo. Cosa ho fatto? Ho tagliato con l'high-pass filter fino a 84 Hz, che non è poco. Però ripeto, questo ha una pendenza abbastanza dolce, ma taglia tantissimo, arriva fino a 600. Come vi dicevo quando ve l'ho presentato con Plugin Doctor, è una console che è nata molto dopo la serie 4000 e G. Quindi in anni successivi, siamo abbondantemente intorno agli anni 2000, quindi si era evoluta come componentistica. Anche il low pass filter parte da 60.000 Hz contro i 20 o 25 o 30.000 massimo del low pass filter della serie 4000. Quindi vedete che le caratteristiche erano cambiate. Anche il compressore era stato modificato e anche la parte dell'equalizzatore. Ho tagliato, dicevo, fino a 85, ho compresso a 4.1 con modalità P attivato, release al minimo. Vedete? Due pallini, quindi 6 decibel. Tagliando l'high pass filter per non far pompare troppo il compressore fino a 80 Hz, mix non l'ho toccato, THD l'ho messo al massimo perché di default il THD parte con 0, mentre tutte le altre partono intorno ai 66, così questo parte a 0 di default. E voi direte perché? Perché la console SSL 9000J era considerata all'epoca una console poco colorata e molto al contrario molto trasparente, quindi la Brainworks, che l'ha sapientemente e precisamente emulata, l'ha emulata come era di tradizione SSL appunto 9000J, cioè pulita, e quindi ci dà la funzione THD, che però a nostro volere e piacimento possiamo modificare dallo 0, ma di default ce l'ha da 0, perché in teoria corrisponderebbe alla pulizia e alla trasparenza che aveva in origine la console. Poi, se a noi non piace questa pulizia e trasparenza, ripeto, da zero possiamo andare a dosare il total harmonic distortion. Qui in questo caso l'ho messo al massimo, cioè a meno 30 decibel. Ho tolto però il V-gain, il fruscio, e ho regolato il gate, il cancello. Prima, dopo. Questa è la kick in, kick out, console SSL 9000J, l'attivo, non ho tagliato nulla, basse non le ho toccate, medio basse non le ho toccate, le medio alte intorno ai 4000 Hz, gli ho dato più 4,2 decibel con campana 2, quindi abbastanza stretta, e poi a 7500 la frequenza in shelving, vedete, sulle alte gli ho dato più 4. Anche
anche qui ho filtrato con il gate perché rientrava della roba, comprimo una pallina, una tacca, quindi 3 decibel, release velocissima, ratio 4-1, senza il P attivato però, e non è in fast. Dimenticavo di dirvi che nell'altra ho equalizzato anche qua, ho equalizzato più 3,6 decibel a 74 Hz, le medio basse non le ho toccate, le medio alte intorno a 3200 con campana abbastanza stretta, gli ho dato più 3,5 per tirar fuori la punta, e poi sempre 7500 gli ho aumentato 1,3 decibel. Tutte e due insieme, senza la console, ok. La terza kick sub, che è quella che ha le basse frequenze, che dà la profondità della nostra cassa, l'attivo, non ho tagliato nulla, ho tagliato però tutte le alte fino a 3000 Hz con l'opass filter, tanto sentite la differenza non c'è, perché mi servivano, era già solo bassa, ma poi mi servono solo le basse, quindi le avrei tolte comunque, però ripeto, ho tagliato poco. L'equalizzatore non lo uso, compressore una tacca 3 decibel, release velocissima sempre 4-1, e l'ho impostato appunto che comprimo un pallino. Anzi, gli vado a dare più 2,4 decibel a 72 Hz. Il THD qua non l'ho toccato, quindi è un canale pulito. Tutte e tre insieme. Ok. Poi i tat. I tat l'attivo. Vado a filtrare al massimo fino a 600 Hz, perché sentite entrava anche il rullante, così lo vado un po' a filtrare, quindi lo tengo in realtà un po' a bada. C'è un po' di rientro di cassa e rullante. Qui rimane una parte solo di rullante. Poi aumento con le Q 7 decibel a 13.000, quindi l'aria, tolgo invece a 6.008 con campana abbastanza stretta 4-3 decibel perché c'era dell'acidità qua, poi tolgo a 484 Hz meno 9,5 decibel con campana strettissima. Sentite, pulisco un po' e poi con attacco veloce, stavolta selezionato, ratio 2-1, comprimo un'attacca 3 decibel, 3-6 decibel, senza... Ok? E poi gli do room. Open hat, mix console... attivo, anche qui filtro fino a 600 perché c'era rientro di cassa e snare, comprimo anche qua in 2-1, attacco veloce per arrivare circa a 3-6 decibel, aumento 7500 di più 2 decibel le alte e a 1000 Hz a campana medio stretta, più su stretto diciamo, che in realtà poi stretto, 2 è normale, sarebbe una campana chiamata standard, che 2 è proprio la campana standard.
più 6, meno 6,6, c'era qualche frequenza qua intorno a 1000 Hz che mi dava fastidio. Sentite? Senza tutto. Ok, e gli do room anche qua. Ride, che non è ride contro le zanzare, ma è il ride attivo. Comprimo anche qua 2-1 in modalità veloce fino ad arrivare alla prima tacca 3 decibel. Taglio tutto anche qua fino a 600 Hz perché c'erano dei rientri. Aumento 7500 più 4,2 decibel e non tocco nient'altro, senza. E gli do room. Room microfono. Console. Cosa faccio? Taglio con l'high-pass filter fino a 60 Hz. E no, questo è disattivato niente. Sì, taglio anche con l'opass filter, l'avevo disattivato per errore, fino a 30.000 Hz, comunque, quindi taglia poco. Poi comprimo con ratio infinito 1, P attivato e in modalità veloce e release velocissimo, quindi attacco veloce e release velocissimo, modalità P attivata. Senza filtrare nulla e col mix al massimo, cioè tutto effettato, comprimo, vedete, fino ad accendere fino a 20. Sentite senza il compressore. Voglio la cattiveria proprio. E il THD l'ho regolato a meno 62. Senza tutto. Tiro fuori ancora di più la stanza, diciamo. E poi lo vado a mixare con il resto. Shaker, BX Console, l'attivo. Ho filtrato fino a 354 le basse e fino a 15.200 le alte. Comprimo 2-1, release media, attacco veloce, una tacca 3 decibel. Equalizzatore, vado a dare 7500 in shelving solo 2 decibel, senza. Ok. Snare button, BX console. Allora, vediamo cosa ho fatto per tirarlo fuori. Attivo, ho filtrato con l'high pass filter fino a 150 Hz, con low pass filter fino a 32.000 Hz, poi comprimo a 4.1 in modalità slow, non fast, con release a metà, due tacche, cioè 6 decibel. Equalizzatore do sulla fondamentale, anzi un po', no, anzi, proprio fondamentale, 278 Hz, calcolate che è intorno ai 220, l'ho alzata un po', la fondamentale per tirare su anche un po' prima della sua fondamentale, più 3 decibel e gli do a 7500 più 2,4, poi tiro fuori anche la cordiera, cioè intorno ai 3200 con campana medio-larga. Se 2 standard, 1,5 è un po' più larga di 2, quindi medio larga, gli do più 2,2 senza EQ. Sentite, tiro fuori la cordiera e comprimo 2/3 tacche, quindi fino a 10 decibel. Senza tutto, anche qui c'erano dei rientri, li ho filtrati col gate. Snare top, sempre BX Console, attivo, anche qui comprimo 4-1,
release medio lento o medio veloce uguale, con P attivato, comprimo 3-4 tacche, vedete, quindi parecchia roba, poi a 278, anche qua gliene do, più 3-8, aumento anche qua, più 4-2 stavolta, a 7005 e a 3002, campana media, più 2-5, senza tutto... I due rullanti insieme, con e senza. Senza. Poi andiamo, qui abbiamo rack tom 1, rack tom 2, floor tom 1, mix console, lo attivo, ho tagliato a 92 con l'high pass filter e 42.000 Hz con low pass filter, comprimo a 4.1, filtro col gate per tenere pulito perché rientrava dell'altra roba, vedete, comprimo due tacche, andiamo a sentire l'altro, lo attiviamo, mix console, l'attiviamo, anche qui taglio, filtro a 70 Hz, le alte no, comprimo 4.1, release velocissima, fino a comprimere due tacche, aumento le alte e aumento a 3.200 e gli do anche un po' di fondamentale, 166 Hz, nell'altro con l'equalizzatore cosa avevo fatto? Avevo dato solo un po' le medio alte intorno a 2006 più 4.1 e a 7005 più 7.2. Ok. E poi cymbal, che è il solito piattino dual pan, cioè quel crescendo di colpi di piatti, e mix console dove tengo a bada appunto il crescendo. Comprimo 3-1, modalità P ma in lento, non in fast, in modo che non vado a far sì che il crescendo diventi troppo forte. Vedete che comprime. Senza. Così lo tiene più a bada nella sua, nel suo innalzamento, nella sua evoluzione logaritmica, innalzamento di volume logaritmico, ma nello stesso tempo lo tiene un po' compresso perché gli ha dato un release medio, in modo che lo tiene anche dopo che i piattini non suonano più, mantiene il suono compresso, quindi lo tiene più lungo, gli attiva una coda che originariamente non ha o è molto minore, ok? Torniamo al nostro loop e la batteria l'abbiamo fatta, ve la faccio sentire tutta con e senza. Ok, un'altra cosa, poi basso 1, sempre l'Ampeg. Gli dà un po' di frizzantino sulle medio-basse frequenze perché è un amplificatore per poco che lavori, solo a farci passare il suono del basso lo arricchisce di armoniche medio-basse perché sono amplificatori da basso quelli lì, che destinati ad aggiungere armoniche proprio nelle medio-basse frequenze. Poi mix console, allora anche qua cosa ho fatto? THD a meno 41, meno 30 è il massimo, quindi vuol dire che quasi al massimo, cercavo un po'
di armoniche da aggiungere, un po' di saturazione, non filtro niente sulle basse, filtro fino a 19.800 sulle alte, comprimo a 5.2:1 con rilascio medio e attacco lento e il PI disattivato, in modo da tenere a bada 3-6 decibel di compressione. Poi gli aggiungo a 3.200 con campana standard a 2 10.2 decibel. Ok. Sul basso 2 sempre il discorso dell'altra volta dell'amplitude uguale identico all'altro video, dove gli aggiungo questo amplificatore per tirare fuori le armoniche, però potrei sperimentare anche questo tipo di equalizzatore, ve lo dico subito. Neural DSP e gli vado a mettere il Glass, Dark Glass Ultra. Quindi questo lo distorgo molto, sentite che sono diverse le distorsioni dei due plugin. Ok, proviamo con questo. Ok, drum e bass li ho fatti, poi andiamo a sentire la voce, no, andiamo a sentire le guitar, le troviamo qua all'inizio. Le liberiamo, mix console. Taglio le basse fino a 152 e le alte fino a 20.000. Comprimo con 3.5:1 rilascio medio, P attivato, fino a 10 decibel. Gliene do parecchio. Così è senza compressore, perché ho ruotato il mix tutto su dry. Lo metto a 60 perché comprimo tanto, ma poi col mix torno un po' indietro. Poi aumento le alte 7.500 di più 6.6 a 3.200 con campana standard più 2 decibel e non tocco nient'altro. Senza tutto, room e plate, l'altra, mix console, anche qui lo attivo, tagliato anche qui fino a 146, le basse, le alte fino a 30.000, poi anche qui 3.5:1, release medio, anche qui comprimo fino a 10.
anche qui gli do 60%, anche qui aumento a 7500 più 2 decibel, a 3000 più 4,4 decibel con campana medio larga, quindi tiro su anche altre frequenze oltre le 3200 e il resto non lo tocco. Gli do un po' di THD. Le due guitar senza le console. Eccezionale, ragazzi, questo suono qua. È eccezionale, ma il bello di questa console, mi soffermo solo un attimo a dirvi questa cosa, è che io sento tanti pareri contrastanti di gente che dice che la ama, come me, per esempio, tutte, non solo l'SSL, anche le due Neve, la Neve N che ha fatto la Brainwolf, l'ultima console Amec e anche quelle della Lindell Audio, serie 50 e serie 80, ovvero 50 API, 80, le Neve proprio con l'equalizzatore 1073 e 1084 e il compressore 33609. Le adoro tutte io le console, indifferentemente, però c'è anche tanta gente che dice io le console, con le console non riesco a lavorare. Non voglio convincere assolutamente nessuno e guai se lo facessi, non mi posso e non mi voglio permettere di far cambiare idea a nessuno. Vi dico soltanto la my opinion, come dicono gli americani. La mia opinione è che avendo la console in un unico plugin, sezione filtri, sezione compressore, sezione gate expander, gate barra expander a nostro piacimento, sezione equalizzatore, sezione di ingresso di input con THD e in più usando una console della Brainworks barra Plugin Alliance, perché finora solo lei le ha realizzati e solo lei ha questo tipo di brevetto. Dicevo, ha la Brainworks barra Plugin Alliance modellato sulle sue console il discorso del TMT, cioè Tolerance Modeling Track, cioè le tolleranze dei componenti sulle tracce adiacenti, una, due, in modo da creare quelle idiocrasie, quelle armoniche, quell'apertura stereo che solo le console analogiche vere di una volta facevano. Con questa cosa qua, ragazzi, rendiamo i nostri mix veramente magici, quindi abbiamo tutto in un plugin, quindi la comodità di avere più strutture, più sessioni all'interno dello stesso plugin anziché aprirne 5 o 6 diversi, punto primo. E punto secondo, abbiamo la TMT Technology, brevetto di Brainworks, vedete, e non solo, ma abbiamo anche le THD, i Total Harmonic Distortion, quindi ci fa anche un po' da saturazione, ok? Quindi abbiamo molto più di un plugin sull'unica traccia, quindi aprendo un plugin unico abbiamo molto di più che un semplice plugin, perché abbiamo diverse sessioni più addirittura TMT e THD, che secondo me è una figata. Poi, detto questo, vi dico, quando si mixava in analogico, adesso negli ultimi 5, 6, 10 anni quasi tutti sono passati al digitale, tutti, anche Dave Pensado, che ha sempre mixato su banchi SSL analogici, ultimamente mixa in casa sua, si è creato una stanza che sarà grande poco più della mia, credo, non credo tanto più grande, dove si è fatto su uno studio di registrazione, mixing barra mastering, perché fa sia mixing che mastering, ed è tutto in digitale, tutto col computer, e usa solo plugin anche lui, scheda audio, l'unico attrezzo aggeggio che è analogico, e tutto il resto è digitale. Quindi persino Dave Pensado, persino Michael Brauer, il mixing engineering premio Grammy
pluripremiato, che ha fatto praticamente quasi tutto, ha curato quasi tutta la discografia dei Coldplay, che io adoro tra l'altro, ma non solo io, in tanti, mixa anche lui da qualche anno direttamente in computer, anche lui in the box, e usano plugin, e anche loro usano queste console virtuali. Perché? Perché anche loro hanno dichiarato: con un unico plugin abbiamo più sezioni su cui poter spippolare senza dover aprire 5-6 plugin diversi, su 5-6 slot diversi, uno. Ma due, hanno anche aggiunto, quindi è una loro motivazione, non mia, ve la riporto semplicemente, hanno anche aggiunto: usando queste console è come se stessimo usando le console vere quando mixevamo sulle console vere, dove nelle console vere usavamo equalizzatori, filtri, compressore, gate expander e la sezione d'ingresso con preamplificatore, linea, microfono di ingresso, che saturava. Quindi è come se stessimo mixando sulle console vere. E quando lavoriamo sulle console vere, appunto, facciamo senza mandare i suoni in giro per tanto altro outboard, perché già con la console riuscivamo a ottenere quelle sonorità interessanti che volevamo ottenere. Quindi anche loro dichiarano che già solo con l'EQ, il compressore, il gate expander e i filtri delle console reali sulle quali lavoravano riuscivano a ottenere il suono già per l'80%. Poi vabbè, magari qualche kick la mandavano all'1176 esterno, la voce la mandavano all'LA3A, il basso a 1176/LA3A, a seconda del tipo di basso. Sì, qualche outboard lo usavano, ma lo usavano molto poco, usavano molto la console, perché già conteneva tutto e già gli dava da sola il suono che avevano in testa, ok? Scusate la premessa, ma era doverosa questa specifica, ok? Per farvi capire il perché loro li adorano questi plugin di console, e anch'io a mia volta li adoro, perché si fa molto prima, ragazzi, a mixare, se ci prendete l'abitudine. Chiaro che c'è da prenderci l'abitudine, come in tutte le cose. Andiamo avanti, queste sono le guitar, andiamo al guitar solo. Abbiamo il guitar solo, che li troviamo qua. Guitar solo fatto Diesel Ebert, sempre della Plugin Alliance, dove uno in questo qua che ho postato a L78, sinistra 78, ho usato il Cannel 2. Così è un suono di chitarra elettrica pulito. Poi room plate, e ho aggiunto anche il delay tape 201 dell'Arturia. Console attivo, ho tagliato le basse fino a 372, le alte fino a 19.008, comprimo abbastanza fino a 10 decibel, modalità slow però, 3 a 5 a 1, poi aggiungo un po' 7.500 di alte, 2,5 decibel, e aggiungo anche un po' di basse, intorno a 230 Hz, gli do un po' di corpo e un po' di alte,
senza la chitarra antagonista, anche qui pulita, di Elezel Herbert, però qui gli do il canale 3. È leggermente diverso dal canale 2, in modo da avere due tipi di distorsioni e due tipi di preamplificatori diversi. Anche qui room plate e il delay. Scusate, anche qui faccio sentire il mix console che gli ho aggiunto dopo, quindi prima lo mando nel suo amplificatore, poi nella mix console. Taglio fino a 346 Hz le basse, fino a 17.008 le alte, non tocco le Q qui e comprimo fino a 6 decibel, senza tutto. Le basse le ho date all'altro, qua non gliele ho date. Tutte e due insieme, senza tutto. Altra versione che ho fatto nell'altro video le ho lasciate pulite, stavolta le ho distorte, volevo provare qualcosa di diverso. Andiamo con le voci, lead vox, che non la troviamo qua perché c'è la solo di chitarra, la troviamo qua. Allora, qui cosa ho fatto? Mix console, vado a saturare a manetta, meno 30 decibel il THD e anche l'in-gain lo metto al massimo. Ho cercato un po' di cattiveria. Poi aumento a 15.000, oltre 15.000, 17.000, quindi gli do dell'aria, più 8 decibel. A 3.200 campana standard, più 2.6. Comprimo a 4.1, rilascio medio in P al massimo, vedete, arrivo a 20 decibel di compressione. Ci sono i due cori. Li ho trattati uguali, ho aumentato a 7.500, ho aumentato intorno ai 1.900 con campana standard, più 3.5, ho filtrato 134 le basse e 9.6 le alte e ho compresso. Anche qui comprimo bene. E anche questa è molto simile. When it all comes crashing. When it all, ah, chiedo scusa. Questa era la bassa. When it all comes crashing through. Poi le due invece sono queste, con room e plate aggiunto, poi questa che è un'altra voce background con sua cugina spostata R26 L27, le ho equalizzate allo stesso modo, taglio a 96 Hz le alte, no, comprimo 3.5.1, release media col P attivato,
comprimo fino a 6 decibel e aumento un po' le alte e le medie a 3200 e 7500. Vedete, gli do un po' di alte, la stessa sull'altra. Queste due in background invece. Ok. E poi abbiamo queste altre due voci in background che sono queste, che le ho equalizzate ovviamente in modo simile. Attivo e attivo. Allora, ho filtrato a 94 Hz le basse, le alte non le tocco, comprimo, vedete, a 3,5,1, release media, il P attivato, 3 tacche fino a 10 decibel, aumento anche qui a 7,500 e aumento 3,200, quindi aumento un po' le alte, in tutte e due. Con e senza. Adesso tutte le voci, compresa la lead, con e senza. Ok. Dual pump per chiuderlo perché era troppo aperto, ve l'ho fatto vedere nel video precedente. Cosa faccio? Filtro fino a 306 le basse e fino a 22.003 le alte, comprimo 351 release medio, modalità veloce, però non premo link, vedete, quindi comprimo in modo indipendente il canale destro dal canale sinistro. Poi gli do a 13.200 dell'aria, parecchia roba, a 13.3 decibel, ma a 3.200 tolgo con campana stretta meno 5.5. C'è una frequenza lì intorno che non mi piace. E la saturazione a 69 THD. Senza tutto. Tengo bada un po' il suono, col chorus per riaprire, perché col dual pan ho chiuso molto l'immagine. Hammond. Dual pan anche qua per lo stesso motivo. Bix console. Filtro a 136 Hz le basse, 21.000 le alte, comprimo 351 in release medio veloce col P attivato che lo rende più cattivo. L'equalizzatore aumento 7.500 un po' le alte e a 3.200 un po' le medio alte. Senza tutto. Nelle frequenze basse, THD a manetta perché cercavo la cattiveria, thank you.
cerco un po' di cattiveria. Ok. Rum e play PA. Rho 2-1 invece. THD intorno ai 70 decibel, taglio le basse a 308 Hz perché gliele dà già l'altro e anche il primo, l'Hammond, taglio un po' le alte a 28.000, comprimo anche qua in modalità veloce, fino a 10 decibel, aumento un po' 7.500 le alte, un po' 3.200 e basta, senza che le basse me le dà già questo. Ok, infatti i tre organi senza tutto. Ok, poi abbiamo il synth, dual pump perché come vi ho detto l'altra volta andava fuori fase addirittura, poi Bix console, tagliato le basse a 142 Hz, le alte a 19.000, comprimo in modalità standard col pin acceso, release medio lenta o barra medio veloce, aumento un po' le alte, aumento un po' le medie e taglio invece a 1000 Hz 6,7 decibel con campana standard. Sentite intorno a questa frequenza 1000 Hz. C'è quella frequenza che dà fastidio. Senza tutto. E poi c'è il synth, anche questo addirittura era tutto spostato verso il meno 1, quindi più 1, 0 è ancora in fase, anche se vicino allo 0, alla verticale dello 0, siamo al limite. Quello là andava a meno 1 addirittura, a un millimetro da meno 1, quindi è assolutamente in controfase. Lo chiudo, torna in fase, torna udibile quando metto in mono. Ok, e con la Bix console taglio a 158 Hz, taglio a 28.700 le alte, comprimo con P attivato e release medio, comprimo un bel po' fino a 14 decibel, le Q alte, medio alte non le tocco, do a 600 Hz più 6,5 in shelving, cioè recupero le basse, e intorno a 200 Hz con campana media larga do più 4,6 senza EQ. Aumento un po' le basse. In poche parole, adesso vi faccio sentire tutto con i plugin e senza. Ho tolto la mia voce, i bass non sono trattati, ragazzi, e anche il master, c'è solo musica e voce. Disattivo tutto, le voci dove sono qua? Adesso ci sono, è tutto più nitido, tutto più a fuoco. E ho trattato solo le singole tracce. Andiamo ai bass. Kick. Ho dato la room perché non l'avevo data
come nel video precedente, sulle singole tracce, vedete. Allora, ho preferito dargliela qua. Poi l'in del 50, qua vedete che uso anche questa console, l'in del 50. Cosa ho fatto? Vado a trattare la kick con l'equalizzatore API. Non 550A, non 550B, 560, ok? Poi spingo il gain al massimo, il THD quasi al massimo, più 17, perché a default è così, a metà è così, vedete? Io lo porto più 17 e poi taglio a 50 Hz. Poi regolo l'EQ, appunto, che vi faccio sentire. Disattivo tutte le sessioni. Attivo, adesso c'è solo il preamplificatore in ingresso. Sentite il colore che dà l'API. Guardate i picchi qua. Attivo. Vedete che i picchi vengono compressi perché ho saturato al massimo e ho aumentato anche il THD. Poi regolo l'EQ. Ok. Però l'ho messo in post, post compressore. Allora chiedo scusa, vi attivo prima il compressore. Sentite che gli dà una bella botta. 3 a 1 l'attacco, rilascio velocissimo, 4 di ratio, 4 a 1 di ratio, 0 a 3 l'attacco. Poi, dopo aver compresso, e chiaramente il compressore va a schiacciare abbastanza le frequenze basse, perché sono le prime che arrivano di una kick con frequenze basse molto preponderanti, li vado a recuperare con l'equalizzatore che ho messo post. Però vedete che i picchi circa rimangono lì. Ok. Senza tutto il Lindel. Poi snare. Lindel 80 invece, quindi quello della Neve, perché c'è il preamplificatore e ho calcato un po' col preamplificatore. Poi vado a aumentare intorno ai 110 per dargli un po' di corpo. Vado a aumentare intorno ai 3200 per dargli un po' la cordiera e aumentare un po' a 12000 per dargli le alte. E aumento anche a 110, mi ha detto il corpo. Allora, disattivo tutte le sessioni, attivo il plugin, quindi c'è solo il preamplificatore. Ho portato più 30, ma non ho usato un Unity, cioè che mi bilancia i più 30 con l'output in automatico. L'ho lasciato in manuale e infatti guardate, abbasso quasi a meno 30, perché mi interessava anche comprimere. E allora avevo il giusto volume per arrivare alla compressione. Poi filtro fino a 160 le basse e a 18000 le alte. Ok,
poi con l'equalizzatore gli do corpo a 110, 3200 la cordiera e a 12000. Poi attivo il compressore, l'ho messo a 29%, release veloce, 3:1, tiro su un po' la coda del rullante e poi il gate in modalità fast. L'ho attivato senza il Lindel. Ok, ok. Poi drum, TBTech Kirchhoff, vado a togliere esattamente questa frequenza che vi faccio sentire. Sono i piatti e il ride. Qui sentiamo solo i piatti, ma c'è un punto dove suona il ride e suona circa qua, intorno appunto ai 3500. Lo vado a abbassare in dinamico però. E tolgo 5 decibel. Poi col Neold U17, compressore valvolare molto che aggiunge molte armoniche, molto colorato, porto a density a 75. E comprimo circa 2 decibel. È molto cattivo. Poi aggiungiamo il basso. Sul basso Vertigo VSM3. Vedete che i picchi sono uguali, ragazzi. Senza. Messo questo in full track, quindi la seconda armonica, vedete, si accende, quindi la sta generando. Messa in full track, cioè la seconda armonica l'applica in flat su tutto lo spettro di frequenza del basso. Ho lasciato il seconda e terza a metà, quindi si aggiungono sia la seconda che la terza armonica. La terza armonica, cioè terzo ordine di armoniche, non la terza, quindi secondo ordine sono le pari, terzo ordine le dispari. Le dispari le ho aggiunte ad AIG. Le aggiungo mid, poi tone house, inside chain con esattamente la kick qua, questo canale bass di kick e il key in attivato, e quindi devo attivare la kick. Si alza il volume del basso, però quando batte la kick
questo è applicato al canale del basso, quindi va a comprimere il basso, ma con all'ingresso al rilevatore il segnale della kick. Quando la kick interviene va a abbassare di circa 10-11 decibel il segnale del basso, ma solo quando interviene la kick. Poi ho aggiunto un secondo compressore che è il Vertigo VSC2 in modalità attacco abbastanza veloce, release velocissimo 4-1 e tengo bada ai picchi. Aggiungere il plate. Bass SPL Iron in modalità, non ho schiacciato MS, quindi in modalità stereo, però ho disattivato parameter link. Anzi, li riattivo perché non era in MS. Messo in monomaker fino a 115 e ho allargato un po' l'immagine, vedete 128, e riduco l'hard drum, l'head drum, head drum, cioè riduco il dislivello tra il segnale in ingresso e la testa massima dove inizia a saturare della macchina, quindi riducendo il gap avvicino il segnale d'ingresso al limite di saturazione della macchina, quindi va a saturare prima, come vi ho detto già in altri video, ma è l'effetto che voglio ottenere, ragazzi. Viene su meglio il rullante. Poi guitar, tanto per capirci, black box la seconda versione, quella mid-side. Sentite che roba che è questo plugin, ragazzi. Favolosa. Messo in mid-side e slinkato i parametri, vedete, il parametro link non è acceso, è sbloccato. Infatti vedete che l'ho regolato in modo diverso tra mid, che è questo, lo vedete qua, e il side. Ho applicato in flat, cioè su tutto il segnale, sia nel mid che nel side, non ho usato i filtri, però sentite che differenza, ragazzi. Sul side ho aggiunto l'aria, aumenta il volume ma aumenta anche la stereofonia. Ve lo volevo far sentire anche con le due chitarre in solo, cioè qua, perché confluiscono nello stesso canale.
favolosa, questo Black Box. Poi Neold, che emula il V76/V80, quindi preamplificatore compressore, compressore messo in fast, release velocissima, cioè la più veloce che c'è, compressore non limiter, col make up ho recuperato la riduzione e con il gain gli ho dato 64 decibel per saturare e per innescare il compressore in un certo modo. Poi ho filtrato le basse 80 in modo da tagliare le bassissime, che su una chitarra né acustica né elettrica mi interessava. Senza tutto, qui il Neold, la macchina tedesca in pratica, Telefunken, classico Telefunken, anche qui ho tagliato 80 Hz, le alte no, in flat, messo in fast anche qua, release velocissima, modalità compressore, make up per recuperare quello che schiaccio col compressore e 64 di gain per far intervenire il compressore come volevo. Si apre l'immagine, ragazzi. Una roba eccezionale. Dovete sentire le piccole sfumature, perché piccole sfumature su ogni canale e in più su ogni bus, alla fine su questo canale master qua è una roba esagerata. Tante piccole sfumature, tutte sommate, sul master abbiamo che la somma fa parecchio, parecchia differenza. Poi andiamo a sentire tutti i bass con e senza. Ah no, chiedo scusa, non abbiamo fatto la voce. La voce. Anche qui Black Box in modalità mid-side e ho tolto anche qui parametro link. Ragazzi, sentite che roba. È vero che un po' va a aumentare il volume, infatti l'ho abbassato, vedete? Però sentite le voci background dove vanno e le ho allargate sui canali, non sono proprio centrate, però sentite come le allargo ulteriormente, perché vado a saturare la parte lato side dalla parte midi in modo diverso. E qui con l'output, vedete, qui abbasso la parte midi e alzo l'output della parte laterale, vuol dire aumento il volume sui lati, quindi si apre oltre che saturare. E se metto in mono, non cambia, mantiene, quindi è mono compatibile. Poi col Neo anche qua, emulazione del Telefunken, 58 di ingresso per far intervenire la macchina in un certo modo, modalità compressore release 06, non proprio la più veloce che 03, sempre modalità fast l'attacco, make up recupero un po', taglio 80 e il filtro alto non lo tocco. E vado a comprimere circa 3 decibel. Senza tutto. Con. We'll be right back.
soprattutto da qua, perché musica è il canale mio con la voce chill, da qua, qua con e senza i plugin. Il trattamento dei bass oltre i canali fa la differenza. Poi non abbiamo finito, ultimo sforzo, portate pazienza perché questo è micidiale, ve lo garantisco, vi divertirete ancora di più. Allora, primo canale, primo plugin sul canale master, Tone House, bass compressor, il derivato SSL montato negli studi Tone House dai tecnici Tone House, lo chiamavano il loro pargolo, il loro prodotto, il loro giocattolo, perché come negli studi a Beirut gli ingegneri all'interno della Tone House si divertivano a creare con componenti vari i loro pezzi. Quindi hanno chiesto all'SSL originale di fornire i circuiti integrati barra i componenti di cui era fatto il bus compresso nelle console, ma con i componenti singoli, e poi loro, gli ingegneri, se lo sono assemblati all'interno di un rack con i potenziometri, i led e tutto quanto originale, però se lo sono assemblati loro, tanto per dire, erano particolari alla Tone House come alla Beirut Studio. Sentite solo ad attivarlo, guardate la lancetta, si sposta appena appena, pochissimo, differenza. Ascoltate bene in cuffia. Sentite che si apre appena un po' l'immagine stereo e i suoni sono molto più amalgamati. Solo col Big Stone House come primo, poi Big Digital U3, lo uso per togliere le frequenze risonanti barra fischietto, in questo caso farò sul diviso in mid-side, messo in mid-side, questo diventa il mid, questo diventa il side, lo vediamo qua, solo M, solo S, vuol dire che questa parte è il side, questa è il mid, qui sul la parte mid ho aggiunto anche delle basse frequenze, sul side non ho toccato nulla invece. Allora vi faccio sentire le frequenze su cui sono intervenuto, ho tagliato a 30 Hz i midi con pendenza 12, cioè off 6 o 12, l'ho messa a 12, vedete, così ho 6 o 12, poi bassi. Concentratevi sulle basse frequenze. Perché vado ad aumentare le basse, ma nello stesso tempo è come un pulte questo bassino. Va a togliere a 300 Hz, che è quello che volevo. Perché sulle 300 avevo un po' di muddiness, un po' di fango. Poi con A, B o C vedete che va a togliere praticamente il pulte impostato a frequenze diverse, chiedo scusa, in modo che aumenta da una parte ma toglie dall'altra e crea l'avvallamento, però spostandosi di frequenza, il C sposta sulle medio alte, l'A sulle medio basse, il B a metà, vedete, mano a mano si sposta, come se cambiassi la frequenza nel pulte, infatti è un'emulazione di un filtro delle basse, del filtro delle basse della unità pulte reale. Quindi aumento un po' le basse e tolgo per un po' il pulte. Poi cosa faccio? In solo, auto solo, vedete, quando clicco sul potenziometro della frequenza
85 c'è una frequenza che è un po' risonante, tolgo 2 decibel, con campana abbastanza stretta, 3. C'è un altro fischietto, tolgo 1,5. 702, c'è un altro fischietto, tolto 1,1. 1,63, altra frequenza fischietto, tolgo 1,2. E l'ultima, a 383 kHz, 3830 Hz, tolgo 1,4. Senza tutto. Lo stereo wide, quindi comincio a allargare un po' l'immagine stereo, poi The Owen, il forno, Applebaum, che è un noto ingegnere di mastering, ha ideato questo plugin. Dice il nome del plugin stesso, vado a cucinare un po' il bass master, cioè cosa vuol dire? Cioè vuol dire che vado a passare l'head drum, che anche qui è abbassabile, per farlo saturare prima, poi vado temp e cook, vado ad alzare, non esagero perché vi ricordo che sono sul master, non voglio distorcere il mix, voglio aggiungere però un po' di armoniche e schiacciare un po' i picchi. Ho alzato un po' le basse, ho alzato un po' le medio basse, ho alzato un po' di più le alte. Shazle non l'ho toccato, infatti che è quello che aggiunge molte armoniche e fa grattare un po' il suono, tira fuori il croccante, ma non lo volevo, ripeto, sono sul mix. Abbasso un po' l'output, sentite senza e guardate i picchi. Livello medio della traccia del mix, e ho abbassato il livello dei picchi, meno 5,54 senza. ...4,94, 4,65, vedete? Almeno di un decibel. No, un decibel. Sì, un decibel. Da 5 a meno 4, un decibel di differenza, che non è poco nei picchi. Potevo schiacciare ancora di più, ma non volevo esagerare. Però ho aggiunto saturazione, ho aggiunto armoniche, il mix un po' si apre, senza esagerare. Qui stereo wide e monomaker non li ho toccati. Aggiungo black box anche qua, ragazzi, mid side anche qua, canali slinkati, sentite la magia, ragazzi. Ve la voglio far vedere perché merita.
su tantissimo l'immagine, non è che si allarghi tantissimo, almeno visivamente, ma sentite con le orecchie, se state ascoltando in cuffia e soprattutto con delle buone cuffie, sentite in realtà come si è allargata l'immagine. È una roba incredibile, ragazzi, ve lo faccio risentire. In flat su tutti e due i canali, mid e side, però vedete nel side aggiungo più pentode di triode, nel mid aggiungo più triode di pentode, quindi vedete che li tratto in modo diverso. Poi qui allargo ancora le air sui lati, sul mid no. Poi Amec 250. Cosa ho fatto con l'Amec? L'ho messo in modalità, premendo i tasti, modalità mastering, quindi anziché 12 decibel ho un boost o attenuazione di più o meno 6, quindi riduco della metà perché non mi interessava averne così tanti, e infatti tolgo un decibel intorno a questa frequenza, 614 Hz, tolgo un decibel intorno a questa frequenza, tutte e due con campane a 3, quindi abbastanza strette, a 1,5 kHz, aumento di un decibel in modalità shelving a 15.500 e aggiungo un decibel con campana 2, quindi un po' più larga di queste due, a 54 Hz per tirar fuori un po' la cassa, il colpo di cassa. Sentite senza così. Con. Ok, poi Shadowville, compressore per eccellenza da mastering, è una macchina che è assemblata completamente a mano, ragazzi, capace di costare intorno ai 20.000 euro, un Shadowville, se non 30.000 se non vado errato, una macchina costosissima, però sentite che roba. Un decibel con l'ottico e circa un po' più di un decibel con il discreto, compressore VCA, componenti discreti, mentre l'ottico, celle ottiche, comprimo meno di un decibel perché sono due compressori in uno, l'ottico che è la parte superiore e vale per il canale LR, ovviamente io l'ho lasciato in stereo, quindi LR, e questo qua sotto è il discreto, quindi questi sono i potenziometri per regolare il compressore discreto, questi per regolare il compressore ottico, threshold, il gain e vedete optical, discreto invece posso scegliere la ratio, mentre nell'optical non c'è, posso scegliere la threshold, posso scegliere il release, l'attack e anche qui il gain. Poi abbiamo questi tre LED, vedete, steel, iron e nickel, che sono i trasformatori sullo stadio di uscita, sullo stadio non di ingresso ma di uscita, quando il suono esce dalla macchina. Posso scegliere se farlo passare da trasformatori al nickel, ferro, iron o steel. Io l'ho messo in steel perché cambia la colorazione finale e l'immagine stereo. Lo Shadowville, con Shadowville apre anche l'immagine stereo, tra l'altro. Poi Smart Limit, Pop 90 e tengo a
vada all'Udnes a meno 14, che è il LUF, non è l'Udnes, chiedo scusa, il LUF, il livello di LUF, per poterlo esportare poi per Spotify, in modo che Spotify non vada a ridurmi lui i bit e i volumi con dei loro compressori limiter che sicuramente non sono buoni come i nostri, quindi vanno a degradare il segnale. Vi faccio vedere sul mio analizzatore di spettro, aggiorno. -14,1, 14,2 LUV, va benissimo ragazzi, con un true peak di 7 decibel. Perfetto, sono pronto per Spotify. Senza tutta la catena di mastering, suonava già abbastanza bene così, però sentite la differenza. E tra l'altro guardate i picchi, non è che cambiano molto da prima a dopo. Prima, spero di esservi stato utile anche questa volta, vi ho fatto sentire appunto l'SSL 9000G, se voi andate a sentire il video scorso dove vi presentavo vi facevo sentire in action la Focusrite SC e ascoltate questo video, sentite e siete in grado di sentire i colori diversi dovute alle due console, alle due diverse console, ok? Tutti, se vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al canale e vi ringrazierò ragazzi per sempre. Grazie mille a tutti per l'attenzione. Ciao, alla prossima.